Eccoci, benvenuti a tutti, buonasera. Ciao Ciao, Alberto. buonasera Bene, allora intanto sono contento di rivederti perché era un po' che, insomma, non ci vediamo, abbiamo registrato questo bel corso insieme, ma è passato un po' di tempo e quindi è un piacere intanto rivederti. Grazie e grazie a tutti quelli che si sono già collegati o si stanno collegando. Saluti, saluti a tutti. Ciao Valerio, ciao Sarita. a tutti. Ciao, buonasera. Benvenuti, benvenuti a tutti. Allora, siamo qua ovviamente, abbiamo la fortuna stasera di fare due chiacchiere con Alberto Farinelli, il maestro della scuola del cioccolato Perugina, con cui abbiamo appunto realizzato su Accademia un bellissimo corso dedicato al cioccolato e alla pasticceria. Quindi, innanzitutto, qualsiasi, ovviamente vi invito a fare qualsiasi tipo di domanda, se avete magari dubbi sul corso, sui procedimenti, le ricette che abbiamo fatto nel corso non le ha fatte tutte Alberto, come avete visto, ma comunque possiamo aiutarvi e ovviamente tutto ciò che riguarda il cioccolato, Alberto sarà lieto di rispondere. Bene. Tra l'altro, Alberto, faccio un po' magari di contesto, insomma, perché tu sei proprio live dalla scuola del cioccolato. Io benissimo, come vedete alle mie spalle c'è una parte della scuola che è una scuola che è aperta a tutti, qui tutti possono partecipare ai nostri corsi. Abbiamo 14 postazioni singole e con tutta l'attrezzatura, quindi il bello di partecipare ad un corso in presenza è quello di poter proprio lavorare e poi portarsi a casa tutto quello che si realizza durante il corso. I corsi stanno andando benissimo, a proposito, non ci siamo rivisti da un po'. Sì, c'è una bella richiesta e uno dei corsi che va per la maggiore è anche il corso Baci, dove facciamo proprio, realizziamo dei baci. Ma ecco, adesso per Pasqua, per esempio, faremo le uova di cioccolato, quindi i nostri corsi cambiano anche durante l'anno secondo le festività, quindi aggiungiamo sempre dei corsi nuovi. Poi c'è il classico bacio, il tartufino, il cioccolatino stampato, tavolette, quindi quelli magari si ripetono un po' tutto l'anno, però gli altri sono, diciamo, a periodi secondo le festività. Eh certo, perché poi comunque appunto la Pasqua col cioccolato la fa sicuramente da padrone, no? Sì, ma il bello, capito, di fare un corso qui è quello di realizzarsi l'uovo, personalizzarlo come uno preferisce. Ovviamente io do delle alternative con cioccolato bianco, al latte, eccetera, quindi creando anche delle diverse colori, diverse cromature. E poi ovviamente anche chi vuole può portare addirittura la sorpresa da casa e magari aggiungere nell'uovo una sorpresa. Magari Carino. anche importante, altrimenti gliela metto a disposizione io, quelle che mettiamo normalmente nelle uova. Quindi, però, Certo, ecco, c'è anche questa possibilità di personalizzare l'uovo anche con la sorpresa. forte. Forte, beh, diciamo che noi quello che abbiamo cercato di fare con il corso che abbiamo realizzato insieme è abbiamo visto un piccolo spiraglio della scuola del cioccolato, nel senso che appunto online potete avere appunto solo un piccolo assaggio di tutte le meraviglie che si possono fare alla scuola del cioccolato. Quindi, se siete appassionati, il viaggio vale comunque fino a Perugia. Poi c'è anche la possibilità di visitare la parte di produzione, giusto? Io mi hai portato quella Esatto. mattina, mi ricordo, ed è stato bellissimo. Sì, infatti qui siamo all'interno della Casa del Cioccolato Perugina, che è composta dal Museo Storico, dove facendo un giro, insomma, si ritrovano gli incarti storici dei prodotti della Perugina, le pubblicità, tutto quello che riguarda la storia della Perugina, che è un'azienda che ha più di 100 anni. Anche il bacio stesso ne ha 101, quindi la Perugina è nata prima. E poi dal museo c'è una passerella che permette di vedere anche all'interno della fabbrica alcuni reparti proprio al lavoro. E questo è molto interessante perché ovviamente da lì si vedono le macchine, come confezionano, come avvengono le varie produzioni. E certo, diciamo che vedere la produzione, in questo caso di prodotti di cioccolato, ma comunque qualsiasi produzione, per chi non le ha mai viste, comunque è sempre un qualcosa di impressionante, comunque, perché catene di montaggio, insomma, sono cose belle da vedere. Quindi magari chi non è del settore, chi non lavora nel settore cibo, non ha questa opportunità, invece con Perugina, volendo, si può fare.
Sì, è tutto l'anno, ovviamente il tutto è su prenotazione, sia il corso che la visita al museo, perché ovviamente va tutto organizzato con le guide che seguono le persone durante il percorso e spiegano anche quello che stanno vedendo. Ma certo, basta andare anche sul sito di Perugina e trovate tutte le informazioni. Esatto, oppure appunto un piccolo assaggio lo potete avere con il corso. Certo. Beh sì, anche nel video che abbiamo fatto c'è il temperaggio, quindi facciamo vedere già una fase della lavorazione del cioccolato. Esatto, allora, esattamente. Sul temperaggio, che poi è sempre un tema che spaventa molto, intanto visto che ci è arrivata una domanda oggi sui nostri social da Annalisa, che ci chiedeva se il cioccolato va sempre ritemperato ogni volta che lo devi utilizzare. Nel senso, lei fa un esempio, ne tempera una quantità X, per esempio 200 grammi, ne usa solo 100 e quello che magari non utilizza va ritemperato di nuovo o basta semplicemente fonderlo, chiede Annalisa. No, ogni volta che si scioglie il cioccolato, praticamente che va sciolto, va sempre ritemperato. E il temperaggio è un processo che si può fare all'infinito, non è che dice fatto 10 volte e poi non si può fare più. Ogni volta che si fonde il cioccolato si va temperato, va raffreddato e portato alla giusta temperatura, che poi sono diverse a seconda i vari tipi di cioccolato. Se è un cioccolato bianco va portato intorno ai 27 gradi, se è un latte intorno ai 29, se è un fondente a 31 gradi circa. Poi c'è sempre una tolleranza di un grado in più, un grado in meno. Ok, ok, certo. Poi il grado, come avevamo poi spiegato nel nostro corso, è comunque determinante il singolo grado. Per chi è inesperto si lavora col termometro, per chi acquisisce esperienza, come ovviamente tu, magari riesce a riconoscerlo dalla fluidità, dall'aspetto, immagino. Quali sono magari, appunto, come fai ad accorgerti che il cioccolato è in tempera, tu che hai esperienza ovviamente? Allora, comunque anch'io, per essere sicuro, durante i corsi uso sempre il termometro, almeno abbiamo la certezza che tutto alla fine è perfetto come deve essere. E il cioccolato ovviamente quando lo fondete lo porterete intorno ai 45-50 gradi e lì è molto fluido perché è molto caldo. Poi quando inizia a raffreddarsi, a un certo punto si vede proprio che cambia la cremosità del cioccolato, proprio si addensa. Quando lasciamo colare il cioccolato magari con il cucchiaio, con la spatola sopra il cioccolato che rimane sul tavolo, se state facendo un temperaggio sul piano di marmo, vedrete che il cioccolato proprio inizia, questa riga che cade inizia a rimanere proprio sporgente, cioè non si incorpora più nel cioccolato che è sul tavolo, e quello è il segno che probabilmente la temperatura è giusta. Poi io consiglio sempre un bel termometro, che così non sbagliate mai. Giusto, perché se c'è la tecnologia vale sempre la pena utilizzarla. Sì, perché sai, sembra, ma un grado magari fa la differenza fra la riuscita, che il cioccolatino si stacca perfettamente dallo stampo o da quello che state facendo, insomma dallo stampo che state utilizzando, e invece se rimane attaccato poi non riuscite a fare niente, quindi è decisivo questo passaggio. Beh, infatti, visto, giusto per ripetiamo anche un po' per tutti magari qual è la funzione del temperaggio del cioccolato. Allora, il temperaggio, come dicevo, è far fare al cioccolato degli sbalzi termici, praticamente fonderlo a bagnomaria o microonde, secondo quello che avete a disposizione. Poi, se utilizzate un piano di marmo, comunque una superficie fredda, che può essere anche d'acciaio, di vetro, l'importante è che è un piano che fa raffreddare velocemente il cioccolato. Passiamo, se è un fondente, da 45 gradi a 28 e poi si riporta normalmente a 31 o quantomeno fra 30 e 32. Questo leggero riscaldamento si fa lasciando un terzo di cioccolato nella ciotolina. Praticamente voi lo sciogliete tutto, poi due terzi lo versate sul tavolo, un terzo rimane nella ciotola a caldo, e quindi quando raccogliete quello dal tavolo che si è freddato lo mettete in questo caldo e automaticamente, così è anche più semplice avere il cioccolato alla giusta temperatura. E poi ci sono anche altri sistemi per temperare il cioccolato. Ce n'è un altro che si chiama per inseminazione, dove andiamo ad aggiungere del cioccolato a temperatura ambiente al cioccolato che avete sciolto. In quel caso se ne aggiunge un terzo, quel terzo è sufficiente a far abbassare la temperatura da 45 gradi a circa 31, e anche in quel caso il cioccolato è temperato.
Quando è temperato, che succede? Che il cioccolato, raffreddandosi, diventa croccante e lucido, ma si contrae leggermente ed è il motivo per cui si stacca da solo dallo stampo. Se non facciamo questo processo, invece rimane proprio appiccicato allo stampo e non c'è verso di staccarlo. Non c'è verso di staccarlo e poi risulta anche opaco, giusto, alla vista. Sì, poi se anche magari non lo temperate, però ci andate a glassare, non so, la frutta, i biscotti, o lo utilizzate come guarnizione, però vedrete che questo cioccolato non si asciuga mai, non è bello croccante, tende a sbiancare, dopo qualche giorno sembra anche un po' granuloso, quindi non è buono come potrebbe essere se facciamo soltanto questo raffreddamento. Certo, diciamo che poi noi abbiamo fatto, nel nostro corso che abbiamo fatto insieme, abbiamo visto il metodo di col raffreddamento su piano di marmo, perché eravamo nella scuola del cioccolato, quindi piani di marmo ci sono, però per chi a casa non ce l'ha, comunque va bene qualsiasi piano, come ha detto Alberto, che sia in grado di trattenere un po' il freddo, oppure per inseminazione con un pochettino di pratica è un metodo molto facile comunque, no? Sì, è molto facile. Diciamo che se uno ha la possibilità di farlo sul marmo è quello, diciamo, migliore in assoluto. Se l'alternativa va comunque bene, tanto diciamo se dobbiamo fare un uovo, dei cioccolatini a casa o glassare qualcosa va benissimo. L'importante è farlo in un modo o nell'altro, farlo sempre. Ottimo, sì, anche per le famose banalissime fragole intinte nel cioccolato. Esatto. Sì, il risultato è completamente diverso, cioè invece di avere un cioccolato che poi rimane gommoso e è meno buono da mangiare, abbiamo un cioccolato bello croccante, quindi anche quando si morde la fragola che c'è fuori questa parte croccante e dentro invece la fragola morbida è molto più piacevole. E poi hai detto una cosa a cui non avevo mai fatto caso, cioè... Perché poi effettivamente se non è temperato non si asciuga. Cioè, non si asciuga, infatti io nei corsi faccio anche un test, dalla stessa ciotolina prendo prima di fare il temperaggio 2 cucchiai di cioccolato, lo metto su un foglietto, dopodiché faccio il temperaggio e su un altro foglietto metto dello stesso cioccolato ma temperato, 2 cucchiai, metto tutto in frigorifero e magari alla fine del corso vediamo che quello temperato è diventato perfetto, croccante, lucido, eccetera, e l'altro invece rimane sempre un po' molliccio, non si spezza, certo. E anche assaggiandolo, ovviamente parliamo dello stesso identico cioccolato, ma un gusto diverso. Esatto, quello che abbiamo visto anche... Croccante, si scioglie meglio, è tutta un'altra cosa. Abbiamo visto poi anche nel corso, avevamo fatto l'esempio di cioccolato fuso temperato. Ah, certo, sì. Comunque sì, per tornare poi a quello che ci chiedeva Annalisa, semplicemente per chiudere un po' il discorso, va sempre ritemperato, non basta temperarlo una volta, perché una volta che torna alla sua temperatura va ritemperato, e questo però, come ha detto Alberto prima, non c'è un limite di temperaggi. No, ma anche perché poi quando ovviamente si lavora, cioè non è che se si può lavorare con il cioccolato proprio che ci serve, ovviamente se ne si fonde in più e poi quello che avanza, o uno si organizza magari con il riso soffiato, dei cereali eccetera, si fa dei cioccolatini semplici versando magari il cereale nel cioccolato avanzato, si crea dei croccantini e lì lo consuma tutto e risolto il problema. Se invece... Se invece avanza basta conservarlo bene, magari si mette in un contenitore chiuso ermetico e poi si rifonde e si rifà temperaggio di nuovo. E certo, anche perché poi chi ne fa un utilizzo, diciamo, professionale ha le temperatrici e tutto il cioccolato avanzato finisce di nuovo in temperatrice. Sì, la temperatrice, l'ha citata, è una macchina che abbiamo anche alla scuola, ovviamente nei corsi non la utilizziamo. Però è una macchina che scalda e raffredda il cioccolato in continuazione. Immaginate una macchina che ha una vasca grande che tiene il cioccolato a 45 gradi, poi una coclea che con una pompa prende il cioccolato dalla vasca, lo raffredda, mentre sale lo raffredda, esce dal bocchettone che, se io non lo prendo perché magari non mi serve al momento, ricade nella vasca e quindi fa questo ciclo all'infinito praticamente. Certo. Beh, qui temperatrice che ovviamente per un uso domestico non conviene. Ma hanno solo un piccolo difetto, diciamo, a parte l'ingombro che magari dentro casa hanno fatto, però è il costo, diciamo, eccessivo per tenerla così a casa e fare le cioccolatine in Italia.
Certo. Però il risultato è uguale, eh? È identico, sì, cioè, sa che uno trova la soluzione migliore come farla a casa e poi vedrete che il risultato fatto a mano con la temperatrice non cambia niente. Un po' di pratica e via. Dunque, Ileana invece ci chiede, sempre in merito all'inseminazione, forse non aveva capito bene mentre spiegavamo, per inseminazione hai 2/3 di cioccolato fuso e aggiungi 1/3 del totale semplicemente tritato, Alberto? Sì, in genere sì, si aggiunge tritato anche sottile, perché così versandolo in quello caldo, se è sottile si scioglie prima, perché se sono pezzi grandi ovviamente devi stare lì a mescolare in continuazione fino a quando non si è sciolto tutto. Se è tritato finissimo, ovviamente appena si mette nel cioccolato caldo si scioglie e quindi è anche più veloce come risultato. L'importante è comunque anche in quel caso avere a disposizione un termometro, perché comunque la temperatura va controllata. Per esempio, se il cioccolato che avete aggiunto non è sufficiente, aggiungete ancora qualche altro pezzetto in maniera che la temperatura scenda abbastanza. E se la fai scendere troppo, per esempio, se la fai scendere troppo? Ecco, se magari ne avete messo un po' troppo, oppure la temperatura ambiente, ovviamente anche in questo caso è decisivo, lo rimettete qualche minuto nel bagnomaria, no qualche minuto, qualche secondo, perché poi certo, dipende dalla temperatura dell'acqua. Magari se a 29 gradi lo rimettete 3-4 secondi nell'acqua calda e questa temperatura risale, siete a posto, lo potete utilizzare. Altra cosa, per esempio, se raggiungete la temperatura e ancora c'è qualche pezzetto di cioccolato e magari vi darebbe fastidio per lavorare, a quel punto quello che non si è sciolto però la temperatura è stata raggiunta lo potete togliere, mettere magari su un foglietto di carta da forno e lo recuperate poi successivamente. Certo, è vero. Questa soluzione. Già sapere che anche se per sbaglio comunque vai sotto la temperatura di 31 gradi lo puoi riscaldare nuovamente, è utile. Ma anzi, se posso dare un consiglio, tenete sempre la ciotola con l'acqua calda, perché anche quando lavorate il cioccolato a temperatura ambiente si raffredda, quindi basta immergerlo qualche secondo nell'acqua calda e così lo avete temperato, magari se vi serve per mezz'ora, a mezz'ora avete il cioccolato temperato, altrimenti dopo qualche minuto che l'avete temperato vedrete che inizia a solidificare, ovviamente se è un lavoretto che fate velocemente va bene, altrimenti poi dovete rifonderlo e ritemperarlo. L'alternativa è quella di avere l'acqua calda e come si raffredda un pochino, avendo il termometro a portata di mano, lo rimettete nel bagnomaria e lo tenete lì per tutto il tempo che vi serve, insomma, caldo, freddo, fino a che lo dovete utilizzare. Chiaro. E visto che hai parlato di acqua, mi è venuto in mente una cosa che ci avevi detto anche nel corso, che acqua e cioccolato non vanno molto d'accordo, no? No, in genere no. Infatti se bisogna fare attenzione quando si fonde il cioccolato che l'acqua non vada dentro il cioccolato, perché altrimenti poi quello addensa e non lo potete utilizzare. In cioccolateria si usa rarissimamente mettere l'acqua nel cioccolato, ma si fa quando vogliamo proprio un cioccolato che diventa cremoso e magari possiamo lavorarlo con la sac à poche per fare delle decorazioni tipo sulle uova di Pasqua, sulle uova di cioccolato. Quindi in quel caso si mette qualche goccia d'acqua, ma di proposito, proprio per avere un cioccolato pastoso che poi messo nella sac à poche, magari con la bocchetta rigata o liscia, si riesce a fare quelle decorazioni sopra le uova di cioccolato che normalmente si vedono, giusto, ecco, per il periodo di Pasqua. Se no, ecco, l'acqua nel cioccolato non si mette mai. Quindi l'acqua lo fa tirare un po'? Lo fa addensare, diventa come una crema molto molto densa, e infatti durante il corso, sì, ci si possono fare anche, non so se ce l'hai presente, quelle uova... Anche le uova stesse, no? Che sono retate, diciamo, con le righe di cioccolato, e si fanno un po' con questa tecnica. Bisogna aggiustare bene la quantità di acqua, perché se ne mettiamo troppa, addio, bisogna buttare via tutto. Se ne mettiamo troppa poca, invece il cioccolato è liquido, quindi non viene quell'effetto retato. Quindi bisogna trovare, proprio aggiungendo proprio a gocce l'acqua nel cioccolato, si arriva alla giusta consistenza. Ottimo, ottimo, bene, quindi diciamo che sul temperaggio stiamo fugando tanti dubbi, quindi anzi, se avete altre domande ovviamente ben accette.
Laura invece ci chiede, cioccolatini una volta preparati, per esempio col metodo che abbiamo visto insieme, Alberto, quindi con lo stampo, i bauletti che abbiamo fatto, a che temperatura vanno conservati? Ma diciamo, la temperatura ideale sarebbe fra i 16 e i 18 gradi. Ovviamente a casa può salire anche un po' a 20-22 gradi, non c'è problema, il cioccolatino si conserva benissimo. Non vi consiglio di metterlo in frigorifero, perché poi quando tirate fuori il cioccolato dal frigorifero si forma della condensa che rovina un po' il cioccolato. Quindi temperatura ambiente, ambiente fresco, e il resto non serve altro per conservarlo. E via. E invece sulla temperatura ideale per degustarli, magari e degustazione, ne abbiamo anche parlato nel corso insieme, sì. Però si degusta magari appunto di solito in purezza, però c'è anche una temperatura ideale per mangiare un cioccolatino, comunque il cioccolato si apprezza al meglio se non è troppo freddo, immagino. Sì, ma la temperatura ambiente va benissimo, diciamo, non è che bisogna raffreddarlo prima di mangiarlo, no, temperatura ambiente 20 gradi va perfetto. Perché poi se la temperatura è più alta, ovviamente che succede? Che il cioccolato non è più croccante come dovrebbe essere, ma inizia un po' ad ammorbidirsi. Quindi anche se è un cioccolatino, normalmente il ripieno è sempre morbido, quindi è piacevole sentire il guscio croccante quando si morde. Certo, beh, questo me lo ricordo bene, perché quando siamo venuti a registrare era luglio, fuori a Perugia era molto caldo, e nella scuola il cioccolato si stava bene. Anzi, diciamo, si stava bene con le felpe, però sì, la temperatura era bassa, però anche perché lì si lavora di continuo il cioccolato, quindi sì, facciamo dei corsi tutto l'anno, quindi ovviamente il locale è climatizzato, per noi 20-22 gradi è la temperatura che abbiamo costante tutto l'anno. Ottimo, Laura, grazie per la domanda. Passiamo a Roberta, che appunto sempre sul tema della temperatrice ci chiede se conviene acquistare magari per casa una temperatrice economica per mantenere la temperatura. Insomma, qua dipende davvero da quanto cioccolato lavori in casa, no Alberto? Ma sì, allora, diciamo che per piccole quantità non è necessario acquistare la temperatrice, anche perché diciamo hanno un costo, anche se adesso magari ci sono quelle piccole che costano un po' meno, comunque parliamo sempre di migliaia di euro, quindi non so se ecco, quanto è il lavoro che intende fare. Certo, se sono quantità importanti, la temperatrice aiuta molto, perché uno ha sempre il cioccolato pronto, quindi non si perde tempo né a fonderlo né a fare nessun passaggio particolare. Sì, però ecco, dipende. Dipende dalle quantità, questo è da valutare in base alle proprie esigenze. Cioè, se parliamo di qualche chilo di cioccolato non conviene, se parliamo di quantità più importanti allora sì. Quindi Roberta, diciamo che dipende da quanto è grande la tua passione e quanto... No, ma poi sai, a casa magari uno si diverte, si compra l'abbattitore, se gli piace fare i dolci, frigorifero, tutto quello, planetaria per impastare o macchine varie, quindi magari può essere anche un attrezzo da avere a casa. Appunto, se sei un grande appassionato di cioccolato, perché no? Io per esempio a casa ce l'ho. Okay. Io a casa ne ho una, sì. Da te me l'aspettavo. Sì, ma proprio diciamo tutto il laboratorio di cioccolateria con gli stampi, tantissime stampi, tantissime cose. Ottimo. Dunque, invece se si fa una pralina a base di ganache, quindi tipo, posso immaginare tipo tartufo, magari, anche lì la conservazione è ambiente. Sì, normalmente sì. Poi ovviamente se facciamo una ganache con prodotti freschi avrà una durata di qualche settimana, quindi ambiente, temperatura ambiente, consumate diciamo velocemente nel giro insomma di poco tempo. Ah bene, comunque riprendo sempre, perché sempre Roberta ci dice che ci chiedeva della temperatrice perché ha una prospettiva di aprire un piccolo laboratorio, quindi allora direi... diciamo se dobbiamo fare delle produzioni per venderle il tempo è importante, cioè nel senso che ovviamente temperare a mano magari si può fare anche per piccole quantità, magari la decorazione con il cioccolato bianco,
però la temperatrice per la produzione, diciamo, è indispensabile, perché poi magari ne basta anche una dove si alterna fondente e latte, ovviamente ripulendola bene, però si può alternare fondente e latte sulla stessa temperatrice, non il bianco ovviamente, che richiederebbe una pulizia troppo accurata, ma con una macchina già si riesce a fare un bel lavoro. Quindi bene, se devi farti il laboratorio, sì, sicuramente metti nel budget una temperatrice più o meno grande, ma lì ci sta bene. Ci sta, è davvero in bocca al lupo allora, Roberta, per la tua avventura. Poi se gli serve qualche esperto per fare le domande, sa dove trovarci. Quindi. Esatto. Perugina non cambia casa, Perugia rimane, quindi può venirti a trovare. Noi siamo qui. Ottimo. Alessandro invece ci chiede: quando la temperatura in casa è più alta, quindi d'estate, magari sopra i 25, sopra i 30 gradi, c'è qualche idea, qualche consiglio per gestire bene il cioccolato? Beh, allora, diciamo, se in casa la temperatura sale così tanto che è abbastanza normale, allora il primo consiglio è quello di mangiare tutto quello che avete prima che arrivi al caldo. L'alternativa, potreste metterlo in frigorifero, a parte gli scherzi, potreste metterlo in frigorifero, magari una confezione ermetica, perché non deve passare né l'umidità del frigorifero, ma nemmeno gli odori che possono essere nel frigorifero, ovviamente formaggi e quanto altro. Quindi semmai è importante che sia confezionato in una confezione ermetica. Certo, perché a temperatura ambiente poi si crea quell'effetto che magari vi sarà anche capitato, magari a settembre-ottobre, quando ridiminuisce la temperatura, magari ritrovate una tavoletta di cioccolato o di cioccolatini che quando li aprite sono completamente bianchi. Questo perché? Perché anche se la tavoletta magari non si è sciolta, però ha superato quella temperatura che il burro di cacao inizia a fondersi, e quindi fondendosi va verso l'esterno. Una volta che si raffredda la temperatura, questo burro di cacao appare con quella patina bianca che vedete. In quel caso ovviamente il cioccolato è sempre consumabile, no? Sì, assolutamente. Se non è scaduto e non ha avuto problemi è comunque buono da mangiare. Teoricamente, se quella tavoletta la rifondete, la ritemperate, vi torna la tavoletta come era all'inizio, cioè si rimescola perfettamente tutto e torna croccante e lucido come era prima. Quindi patina bianca non c'è assolutamente niente di male, è solo il burro di cacao che affiora, magari consumandola così potrà avere una consistenza un po' particolare perché il burro è separato. Sì, esatto, si sentirà magari che è leggermente granuloso, non è perfetto come deve essere, non è croccante come dovrebbe essere, questo perché i vari ingredienti non sono più mescolati perfettamente come dovrebbero essere, sono un po' separati, quindi... Vabbè, no, sì, infatti, però comunque ovviamente consumo più che sicuro, e se devi utilizzarla in pasticceria o per qualsiasi cosa, come ha detto Alberto, si rifonde, si tempera e torna allo stato originale. Sì, tranquillamente. Ottimo, bene, dunque, visto che siamo verso la chiusura, Alberto, adesso ti faccio una domanda io, perché cioccolato è un elemento con il quale, se comunque non si ha tanta dimestichezza, anche e soprattutto in casa, è facile fare disastri. Io ne ho fatti parecchi. Comunque il cioccolato, tra virgolette, comunque sporca, si attacca alle superfici, eccetera, eccetera, no? Quindi volevo farti una domanda su un po', diciamo, visto che tu ne hai maneggiato tanto, hai un ricordo in cui magari anche tu hai fatto un disastro con il cioccolato? Se me lo vuoi raccontare, che dici, caspita, ora devo ramazzare. No, vabbè, sì, capita, perché quando a casa ovviamente mi divertivo, adesso un po' meno, magari con meno tempo, però a fare le cose, a fare le prove, gli esperimenti, sì, ma siccome io, come ti dicevo, ho il mio laboratorio, quindi lì mi prendo tutto il tempo che voglio e non ho... sporco io, poi pulisco io, quindi non devo discutere con nessuno, quindi me la cavo così, tranquillamente. Ottimo. E invece un ricordo che ti viene in mente particolarmente legato, bello, legato al cioccolato, legato alla scuola del cioccolato perugina? Insomma, io mi ricordo che mi hai portato a vedere, per esempio, la costruzione del bacio perugina gigante. Ah, sì,
ecco. Da 60 quintali, sì, con quello abbiamo vinto il Guinness dei primati. Penso a te. Sì, abbiamo partecipato, quindi è il cioccolatino più grande del mondo, un cioccolatino da Guinness. Sì, che qui è riprodotto ovviamente in polistirolo, ma in realtà l'abbiamo fatto con dei miei colleghi con le tavolette del bacio. Praticamente era un bacio gigante formato da tante tavolette del bacio, 60 quintali di cioccolato, quindi una cosa enorme. E ci siamo divertiti ovviamente l'abbiamo costruito facendo una pedana rotonda come il bacio, poi con una sagoma del bacio che girava con un perno centrale che girava intorno, e quindi noi mettevamo tutte queste tipo tavolette attaccate con il cioccolato e l'abbiamo costruito proprio con la forma del bacio. Quanto ci avete messo? Guarda, non mi ricordo di preciso, ma un sacco di tempo. E considera che invece per mangiarlo ci hanno impiegato un pomeriggio, perché poi l'abbiamo distribuito in centro a Perugia durante uno Euro Chocolate, credo del 2003, quindi sono già più di 20 anni, sì, che è stato fatto. E in mezza giornata abbiamo diviso tutto il cioccolato e regalato ai presenti che erano in piazza. Per la gioia dei passanti, forte. Sì, ma ce n'era, diciamo, tutto il centro di Perugia pieno di gente, quindi ci siamo divertiti. Forte, forte. Va bene, dai, comunque, appunto, siamo in chiusura. Io intanto ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e ci hanno fatto domande, e ovviamente ringrazio Alberto. Ringrazio anche io, grazie a tutti quelli che hanno partecipato, è sempre un piacere. A parte lavorare con voi è un piacere, quindi bene, mi fa piacere anche rivedervi ogni tanto. Assolutamente, a parte che ci siamo divertiti, abbiamo fatto qualcosa di interessante insieme, però appunto, e siamo tutti, diciamo, mossi dalla passione per quello che facciamo, quindi è stata una bella settimana insieme. Questo sicuramente. E qui, e comunque appunto, Alberto è sempre lì, lo trovate. Per chi vuole proseguire il percorso che abbiamo iniziato insieme con Accademia e toccare con mano, Alberto, dove siete? Siamo a Perugia, a San Sisto, dentro la fabbrica della Perugina, quindi è talmente grande che ci trovate facilmente. Se vi interessa magari partecipare ai corsi o anche informarvi per visitare il museo o la fabbrica, andate sul sito della Perugina, trovate tutte le informazioni, il calendario dei corsi, e da lì poi si può prenotare direttamente o tramite il call center. È importante prenotare, perché così siete sicuri che quando arrivate qui avete magari il vostro turno al museo oppure il posto ovviamente alla scuola. Ottimo, ottimo, bene. Quindi per tutti gli appassionati consiglio vivamente anch'io, perché vale davvero la pena. Grazie ancora Alberto. Grazie a voi, grazie. Speriamo di rivederci presto. Bene. Grazie a tutti qui. Ciao, arrivederci, buona serata, ciao. Alla prossima. Alla prossima, grazie.